Cari amici, cari amiche, benvenuti qui al CSM di Lugano. Oggi per me è una giornata molto speciale, una giornata che aspettavo da 6 mesi e la vorrei condividere con voi. Sì, va bene. Va benissimo. Oggi finalmente è arrivata la mia nuovissima tamburo volume. Fantastica. E vorrei fare quello che va un po' di moda oggi, è il famoso unboxing, vale a dire la voglio aprire assieme a voi, magari non proprio tutta, ma almeno ecco i primi pacchi. E comincerei da questo che a vederlo da fuori e anche, aspetta, può far vedere, eh sì, dalla scritta sembra proprio il rullante. Eccolo qui, un rullante da 14. Allora, vediamo un po', insomma, che svizzero sarei se non avessi il coltellino svizzero, sempre sull'uomo. Eccolo qua. Allora, vediamo un po' cosa c'è in questa fantastica scatola. Vediamo un pochino. Allora, piano piano. Allora, eccoci qua, il fantastico rullante in acrilico, perché questa è la particolarità di questa batteria, è tutta in acrilico. Cos'è l'acrilico? È un plexiglass, e questo plexiglass in particolare della tamburo volume è un plexiglass di altissima qualità, perché c'è plexiglass e plexiglass. Questo è veramente in altissima qualità, tutto in polimeri. Eccolo qui, piano piano. Mi sembra già di vedere, insomma, anche le mie pelli preferite, in trasparenza, in controluce. Benissimo. Allora, apriamo anche questo sacchetto. Adesso sì che ci sia. Fantastico. Wow, signore, vi presento il fantastico rullante tamburo volume in acrilico rosso. Lo possiamo vedere anche contro luce. Wow! Già me lo immagino sui palchi con le luci del palco e quant'altro. Benissimo! Allora, lo mettiamo qui. Non scappare tu, eh! Allora, vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Perché questo è un set piuttosto esteso. Siccome io suono con mia grande soddisfazione, suono un po' tutti i generi, dal rock al blues, al jazz, al funk, alla musica country, alla musica folk, insomma, il set che mi hanno fornito oggi è un set che comprende un rullante da 8, no, chiedo scusa, un tom da 8, da 10, da 12, due timpani, uno da 14 e uno da 16, e due casse, una da 20 e una da 22, con il rullante che vi ho appena fatto vedere. Questo significa che ovviamente non li uso tutti assieme, perché sennò dovrei andare in giro veramente col camion, ma in base ai generi, in base alla serata, in base un pochino a tante cose, non da ultimo anche allo spazio, ecco, che compongo il set in base appunto a queste peculiarità. Allora, adesso qui però devo metterla a terra perché non ce la faccio. Vediamo, tiriamo fuori almeno una cassa. Sono proprio curioso di vederla questa, eh. Allora, ah, volevo ben dire che il mio amico Luca Pasquinelli della Proel, che saluto tantissimo, caro Luca, sei stato di parola. Infatti, ecco qua il fantastico tappeto, nuovissima serie dei tappeti tamburo. Il modello si chiama Score, teschio, poi vedremo il perché. Molto bello, guarda, guarda questo tappeto, bellissimo. Allora, sai cosa? Già che ci siamo, lo usiamo per appoggiarci sopra la cassa, così non la ridiamo. Faccio aiutare dal famoso coltellino svizzero sempre sull'uomo. Vediamo un po', eccola qua. E dovete sapere, non è una barzelletta, è proprio una verità. Quando io ho chiesto in modo un po' preoccupato sia a Luca sia ad Alex Paolini, che naturalmente caro Alex, saluto, come mai insomma non arrivava questa batteria, mi hanno detto che stavano aspettando le forniture di faggio, del legno di faggio. E io mi sono detto, ma come, una batteria tutta in acrilico, in plexiglass, cosa c'entra il faggio? Eccolo qua cosa c'entra il faggio. Guardate un po' che spettacolo di cazzo. Mamma mia. Eccola qua. Ragazzi, questa è evidentemente la 20.
Come potete vedere, il cerchio è un cerchio in legno. Ecco perché non arrivava, ma finalmente è arrivato. Quindi ragazzi, io vi rimando alla prossima puntata, quando l'avrò spacchettata tutta. Non voglio tenervi adesso così tanto in linea, e poi ve la faccio vedere montata. Fra l'altro, questa batteria è arrivata oggi e domani sarà già operativa, perché domani saremo a Olivone con il Laralba a suonare per il torneo di beach volley, e lì avremo anche il piacere di averla già direttamente sul palco e di sentirla amplificata nel suo ambiente naturale, cioè il palcoscenico. Grazie mille, ciao a tutti, grazie mille a Proel, grazie mille a Tamburo, grazie mille a tutta la famiglia Tamburo, la famiglia Proel, veramente fantastici. Grazie a Luca Pasquinelli, grazie a Alex Paolini e soprattutto grazie al mitico, fantastico Tullio Granatello per tutte queste idee incredibili che suonano per voi. Ciao ciao.